Siamo nel giardino, nella parte esterna della casa circondariale di Piacenza con la direttrice, la dottoressa Lusi, grazie Grazie a lei. per il tempo che ci dedica e cogliamo l'occasione di questa celebrazione del nostro vescovo Monsignor Adriano, che peraltro era già venuto in visita al carcere, ma che decide di celebrare la messa di Pasqua, insomma la messa più importante dell'anno, diciamo, no? Proprio qui in carcere. Credo che sia davvero un bel segno. Voi come l'avete colto? Beh, per noi è una gioia e è anche un segno importante di vicinanza e di sensibilità. Il nostro vescovo all'atto dell'insediamento era venuto a trovarci dopo pochi giorni, è stato con noi anche il giorno di Natale e quindi la sua presenza domenica è una sorta di conferma di una vicinanza autentica, che per noi vuol dire molto, perché tra l'altro mai come in questo periodo abbiamo bisogno di sentirci accompagnati, di sentirci guidati, sostenuti e soprattutto abbiamo bisogno di chi in qualche modo si fidi di noi. Ecco, io vedo anche molta fiducia in questo atteggiamento di vicinanza, molta considerazione per quello che il carcere esprime, sia in termini di professionalità che in termini di vita. In questo caso ovviamente mi riferisco ai detenuti. Insomma, chi visita il carcere e chi lo fa con sensibilità, come il nostro vescovo, ne coglie gli aspetti di profonda umanità, di profonda difficoltà sul piano emotivo, ma è difficile anche il lavoro di chi in carcere si impegna con l'attività degli operatori penitenziari, in particolare della polizia penitenziaria, è molto molto impegnativo. Ecco, lo è stato nel 2020 in modo eccezionale ed è stato un banco di prova difficile al tempo stesso di grande significato per chi ha diretto la struttura e lo ha fatto appunto notandone delle enormi potenzialità. Lo dirò al vescovo, le potenzialità che ho letto, che ho colto, appartengono alla professionalità in senso stretto, ma anche alle virtù umane. È bello, lo dicevamo prima, poter parlare del nostro ambiente, perché è giusto ed è importante che l'opinione pubblica conosca anche i valori che in carcere sono presenti e ce ne sono tanti, ci sono tante difficoltà, ovviamente non è un lavoro semplice e a maggior ragione la difficoltà l'abbiamo vissuta nel 2020 e in parte la stiamo ancora vivendo, però forse nella difficoltà ci siamo anche enormemente uniti. Io dicevo prima, quando lanciavo da studio questo servizio, che ci piace in genere a Pasqua cercare di raccontare un po' di storie di redenzione, di in qualche modo di rinascita, di risalita, di rivedere la luce dopo una fase di buio, qualunque essa sia, no? E quindi ci sembrava che forse il carcere possa essere anche una di queste, no? E quindi certo quella del vescovo è stata un'occasione, ma peraltro Caritas e la diocesi da anni cercano di essere vicino in modo discreto, ma anche in modo sensibile e prossimo a quella che è la realtà del carcere, delle persone nel carcere. Quando uno dice il carcere sembra un'istituzione, una scatola vuota, no, il carcere è un luogo vivo, un luogo animato, e credo che sia stato importante che nel 2016, al termine dell'anno giubilare della misericordia, scegliere come opera segno quello di un appartamento dove poter ospitare, no? Quindi, come dire, creare una sorta di ponte, no? Perché il carcere, come gli ospedali, sono quelle istituzioni totali, completamente al di fuori, e che quasi sia piacere che stia fuori, no? Che non ci interroghi troppo. Sì, io dico sempre, noi siamo un po' lavoratori, cittadini, operatori in un mondo che è nel mondo, però insomma l'emergenza sanitaria secondo me ha ancora una volta dimostrato che il carcere rispecchia il suo territorio e in qualche modo vive delle risorse e delle difficoltà di un territorio. Ecco, noi
abbiamo applicato le stesse regole del nostro territorio, adattandole al contesto, però lo abbiamo fatto e con modalità non così diverse da quelle che sono state applicate fuori, quindi attraverso riunioni costanti all'interno con i detenuti, con il personale, con le organizzazioni sindacali, cioè c'è stato un movimento sinergico sia rispetto alle risorse, alle istituzioni del territorio, sia rispetto proprio a tutte quelle che, alle anime professionali che il carcere esprime e rispetto all'utenza e ai detenuti con cui abbiamo avuto un canale comunicativo importante. Io dico sempre, il simbolo del carcere è il muro di cinta, no? In genere, ecco, la nostra identità, istituzionale è un pochettino identificata col muro, ma noi dobbiamo lavorare affinché, oltre il muro fisico non esistano altri, ecco. La separazione rispetto al territorio che ci circonda, rispetto alla realtà umana, istituzionale, sociale che ci circonda, deve essere fisica, però è importante che sappiamo comunicare. Ecco, meglio comunichiamo noi con l'esterno, più è facile che l'esterno si avvicini a noi. Anche perché credo che sarebbe una sconfitta per tutti la comunità ritenere che non ci sia possibilità di redenzione, cioè non è una sconfitta per chi è qui dentro, è una sconfitta per tutti. Non pensare che ci possa essere una seconda possibilità, un reinserimento e che la società debba essere pronta, la società civile, ad accogliere chi ha sbagliato ed è pronto a rientrare, no? E magari anche ad aiutare in una fase del percorso a fare in modo che ci sia questo essere pronto, che ci sia questa sorta di abilitazione a tornare, perché altrimenti. La nostra Costituzione parla di rieducazione del condannato e di pena umana. Noi ci impegniamo per restituire alla società una persona migliorata che in qualche misura possa aver sanato la frattura con la società che il reato, il fatto reato può aver segnato. E ci impegniamo a far questo convinti che sia il modo più efficace per agire in funzione anche della sicurezza sociale. Più il carcere è efficiente, più possiamo avvicinarsi a questo obiettivo, che è molto difficile, indubbiamente, insomma, bisogna essere realisti e considerare che buona parte della nostra utenza è espressione di un ampio disagio sociale, economico, familiare. Quindi l'obiettivo è arduo. E parlavo prima di pena umana perché la pena può corrispondere al senso di umanità, ancor più quando il carcere riesce ad accogliere le risorse del territorio, quindi i volontari, quindi il terzo settore, le scuole, come avviene, insomma, più secondo me c'è sinergia con la società e più il nostro mandato, secondo me, è concretamente realizzabile. Lei ha detto più volte, ho ascoltato qualche sua intervista prima di incontrarla, come per lei sia importante proprio la centralità della persona, no? Soprattutto se è una persona in uno stato di bisogno. Io in effetti penso questo, le confermo questo pensiero e dopo oltre 20 anni di lavoro sono sempre più convinta che chi ha la responsabilità di dirigere un carcere deve fondamentalmente innanzitutto credere nelle persone. Badi bene, io parlo di persone e quando dico questo faccio riferimento ai detenuti, ma faccio riferimento anche ai lavoratori, agli operatori penitenziari, alla polizia penitenziaria, agli amministrativi, ai sanitari che lavorano in carcere, piuttosto che agli educatori, gli amministrativi, insomma, credo che porre al centro di un mandato istituzionale così importante la persona voglia significare proprio fiducia, impegno, investimento e soprattutto spinta motivazionale, come dire, in un contesto di sofferenza, come il carcere innegabilmente è, c'è bisogno che i singoli percepiscano fiducia, se no
È difficile ripartire per quanto riguarda i detenuti, è difficile trovare un'adeguata motivazione professionale per quanto riguarda tutto il resto. Dare attenzione alle persone, ai valori che le singole persone esprimono, è un tratto, credo, caratterizzante della politica penitenziaria, ecco, perché dando attenzione alle persone è anche più semplice rispettare le norme. Io sono convinta che per quanto riguarda i detenuti, per esempio, l'educazione al rispetto delle norme sia quasi un effetto, possa essere un effetto dell'attenzione alla persona. E l'attenzione alla persona è centrale, sì, è vero, lo confermo. E forse proprio per questo mi piace molto il mio lavoro, perché tante volte, in tante occasioni, mi porta più vicino alle persone che alle carte. Questa è una cosa. E sempre nella piena adesione, ovviamente, delle norme, però c'è la bellezza di dover applicare norme con riferimento a persone, ecco. Le, non, Trovo non, che non, sia ma molto bella perché dietro ogni. ogni pratica c'è una persona e Eh sì. sappiamo chi è, ecco, e questo rende bello il tutto, poi. Senta, in quest'ottica che cosa si augurerebbe nel rapporto, io parlo per noi, no? Nel rapporto con la comunità ecclesiale, la comunità pastorale, la comunità diocesana, la Caritas, e che cosa si auspicherebbe nel rapporto con la città tutta? Che cosa sogna, che cosa immagina, che cosa desidera? Guardi, io non posso che ringraziare Piacenza, ripeto, in tutte le sue espressioni, compreso la diocesi, ma voglio comprendere anche tutte le istituzioni e tutti i cittadini, perché io non solo non ho mai percepito distanza, ma ho percepito un interesse anche molto discreto. Ma c'è sempre stato, abbiamo ricevuto in questi 2 anni, perché sono 2 anni che ho l'incarico di direttore qui a Piacenza, donazioni, pronta disponibilità, tante volte qualche lettera di cittadini che in qualche misura sono entrati in relazione col nostro contesto e quindi ne sono rimasti per fortuna positivamente colpiti, ciò che non vuol dire ovviamente che non ci siano difficoltà, che non ci siano criticità, non voglio disegnare un contesto esclusivamente roseo perché non è così. Tuttavia, ogni volta che abbiamo occasione attraverso anche soltanto, non so, un avvocato piuttosto che un familiare che viene a colloquio con i ristretti o un'autorità, chiunque, insomma, nota che c'è un segnale di civiltà, di accoglienza da parte del nostro contesto, io considero l'occasione come un'iniezione, ecco, di fiducia a proseguire. Anche perché io ricordo ad esempio un po' a partire dal 2016, appunto l'anno della misericordia, e non sono mancate da lì in poi le occasioni per interrogarci su questi temi che credo veramente interroghino un po' tutti gli uomini, no? Il rapporto alla legge, la giustizia, il perdono, la misericordia, dove comincia uno, dove finisce l'altro, perché senza arrivare a livelli macro, ma capita nella vita di tutti noi di dover decidere se perdonare o se cercare la giustizia nei rapporti, nelle relazioni, in quello che accade, no? E ricordo che all'epoca questo intervento della professoressa Mazzuccato sulla giustizia riparativa e dell'ago del filo, piuttosto che quella della bilancia, aveva interrogato molto, no? Poi può anche lasciare tutti non d'accordo, ma quantomeno interroga, e questo credo che sia già una cosa importante, cioè aprire degli interrogativi, perché dove c'è interrogativo c'è movimento, no? Movimento di teste, di cuori e volontà di arrivare da qualche E parte, no? guardi, soprattutto se mi permette, dubbi, perché quello che non condivido, cioè quello che mi sento di biasimare è l'atteggiamento pregiudizievole.
sia in un senso che nell'altro. Cioè gli stereotipi e i pregiudizi non favoriscono la crescita di nessuno. Quindi mi sento di dire che quello che è importante, secondo me, è vivere le situazioni e conoscerle prima di farsi un giudizio. Ecco, questo è un discorso generale, credo, sì, che non riguardi solo il nostro contesto, però i pregiudizi, sia pro che contro, non, secondo me non sono funzionali ad un sistema in evoluzione. Ecco. L'evoluzione del pensiero in genere presuppone una disponibilità alla conoscenza, non il pregiudizio. Senta, io la ringrazio per questo dialogo, per questo tempo che ci ha dedicato, che tra l'altro spero proprio sia soltanto il primo, un inizio, perché davvero anche noi ci crediamo in questa necessità e nell'importanza di un rapporto di continuità, di conoscenza, no? Proprio perché, ripeto, è un'istituzione che fa parte della nostra città, come in altre città fa parte della vita e del tessuto, nonostante siano sempre fisicamente poste fuori, ma c'è dentro umanità come certo, c'è fuori, no? E certo, quindi è molto importante questa contaminazione, mi passi il termine, che passa necessariamente un po' attraverso persone come lei che la rappresentano e persone magari come me che fanno domande, no? Ma ecco, questa è una bella opportunità. Io la ringrazio e per la verità non vorrei concludere se non dopo aver, vorrei concludere soltanto dopo aver ringraziato, perché per me queste sono delle occasioni importanti, perché veniamo da un anno davvero difficile, sofferto, impegnativo, all'esito del quale non posso veramente non ringraziare in particolare veramente il reparto di polizia penitenziaria di questo istituto. Credo che sia una forza di cui la città debba essere orgogliosa, perché veramente si è impegnato moltissimo per assicurare l'ordine del reparto, il giusto trattamento dei detenuti, in piena, in spirito di piena collaborazione con me, ma anche con le altre anime dell'istituto. Vorrei ringraziare anche le istituzioni locali, il prefetto per la vicinanza, per tutto quello che insomma hanno saputo cogliere del nostro contesto e delle nostre difficoltà, perché davvero ci sono stati vicini. Grazie. Grazie. Alla e prossima. Auguri. Buona Pasqua. Buona Pasqua.